Signore e signori, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno vi dà il benvenuto. A breve avrà inizio l'edizione 2022 del Premio Letterario Nazionale Asso Sinderesi e Waltz. Vi preghiamo di prendere posto. Asso Sinderesi, in sinergia con Tiki Taka e la Fondazione Onlus della comunità Monza e Brianza e col patrocinio della città di Cesano Maderno, presenta l'edizione 2022 del Premio Letterario Nazionale Asso Sinderesi Awards. Modera il fondatore del progetto Eccellenze Italiane e storyteller Piero Muscari. Eccoci, grazie. Buonasera, grazie per essere qui, è veramente un'emozione ritrovarsi intanto di nuovo in una sala. Sono i primi passi che muove il paese rispetto ad iniziative come queste e credo che ci siano mancate tanto. Certo, abbiamo imparato in questi 2 anni a diventare tutti più digitali, anche quelli più avanti con l'età, quelli che come me, ad esempio, non sono nativi digitali, lo sono i nostri ragazzi evidentemente, e il computer l'hanno imparato un po' lungo la strada. Probabilmente in questi 2 anni abbiamo dovuto accelerare, imparare a stare davanti alla telecamera del computer, a volte
si vedeva il viso intero, altre volte a metà, ma insomma abbiamo imparato. Certo, ritrovarsi così è tutta un'altra storia ed ecco che questa prima edizione di questo premio diventa particolarmente importante per questo territorio, ma per il resto del paese, perché poi premi come questi servono anche per connettere il paese, per conoscerlo, per aprire un dialogo. E soprattutto questo settore è un settore strategico del nostro paese, quello legato alla letteratura, alla scrittura. I dati ci dicono che in Italia c'è più gente che scrive rispetto a gente che legge, ma insomma stiamo imparando, stiamo diventando bravi e comunque scrivere è già tanto, è tanta roba, quindi bisogna fare eventi di questo tipo, costruirli, dargli una stabilità perché ci servono per capire meglio quello che succede nel paese. E certamente c'è una frase che gira nel sistema italiano legata al fatto che con la cultura non si mangia. Io credo che questo non sia mai stato vero e certamente non è vero oggi. In un mondo globalizzato, senza cultura, veramente non si sta in piedi, e non sta in piedi un paese come l'Italia, che evidentemente ha proprio in questo l'elemento chiave per stare sul mercato globale. E questa cosa non ce la dobbiamo perdere, ci dobbiamo ricordare da dove veniamo, evitare di scimmiottare modelli anche produttivi globali che non sono i nostri. La Cina ha già dimostrato di essere la fabbrica del mondo, noi non smettiamo di essere fabbrica, ma lo facciamo all'italiana. E se andate a vedere come lavorano i nostri imprenditori, guardate che c'è tanta poesia e tanta letteratura nella impresa italiana. Ecco, spero siate d'accordo, grazie. Grazie, lo dico in questa premessa perché questo è l'impegno soprattutto del presidente, che chiamo subito sul palco, poi ringrazierò gli amici di SMS Musica, voce e chitarra straordinaria, racconterò anche del loro progetto, ma adesso è il tempo di dare la parola alla presidente del premio, Donatella Rampado, salutiamola con un applauso. 5 libri al suo attivo per Franco Angeli, insomma non ha bisogno di presentazioni, e però a te la parola, Donatella, per ricordarci il perché di questa edizione. Arriviamo da 2 anni in cui le arti e i mestieri hanno sofferto e forse soffriamo ancora un po'. Quindi era così importante oggi riuscire a fare una bella carrellata di persone di eccellenza e di valore che molto si impegnano nella scrittura e nel sociale. Io vi presenterò a breve chi è Assosindeeresi. Ma volevo fare prima dei ringraziamenti. Di solito si fanno alla fine i ringraziamenti, ma vorrei proprio farli all'inizio perché grazie all'operosità di tante persone oggi siamo qua. E in questo evento, se vogliamo, un po' diverso dai soliti premi, è un pochino più digitale, ma proprio perché arriviamo da questi 2 anni di digitalizzazione. Quindi inizierei con ringraziare gli amici di Tiki Taka, Simona Machitella, Sara Mariani, Giovanni Vergani, che hanno aiutato veramente, vedremo, sia con SMS che con i viandanti, che con le ragazze che vedete qui, a dare una mano, a sostenerci. Quindi siamo riusciti a includere anche queste associazioni che aiutano l'inclusione di persone disabili. Poi ringrazio il patrocinio della città di Cesano Maderno e all'assessore alla cultura Silvia Boldrini. Anche un ringraziamento a Elisabetta Longoni, che opera nella cultura del comune. Grazie a loro abbiamo questo palazzo e abbiamo questa bellissima sala, avete visto che meraviglia, no? Poi lì c'è il giardino e sopra al secondo piano poi saliremo in quella bellissima loggia per fare il rinfresco. E passiamo a dei partner molto operativi. Ecco, il primo che menziono è Scrittori TV, e quindi il nostro amico che avete già conosciuto, Piero Muscari. Noi ci siamo incontrati durante un caffè che vale, mi ha intervistata, e lì sono nati dei semi, delle idee. Poi è successo quello che sappiamo e ci siamo ritrovati a una cena con gli amici del Rotary, che saluto, che sono venuti qua,
E lì abbiamo di nuovo ricordato i nostri sogni, e uno di questi era proprio creare questa prima edizione. Lui ha una grande esperienza di gestione, giornalista e anche redattore di una TV online, e quindi abbiamo un po' unito i sogni, ma come sempre un po' in Lombardia, Brianzoli, Monzesi, siamo anche molto operosi alla fine, quindi ci siamo messi proprio al lavoro. E un altro grande grazie va a Aristopiù Lombardia e Media Partner, che ci ha offerto il catering, e quindi su di sopra, grazie a loro, ci sarà lo chef Ruggero, che qualcuno di voi sicuramente già conoscerà, e ci darà qualche prelibatezza. Ringrazio anche la Val Sabina, perché servono anche dei mecenati, no? Quando si organizzano i corsi. E poi Baobab, che è un'agenzia di grafica, infatti tutte le brochurine, le cartoline, i roll-up ci sono stati proposti da loro. E una cosa importante che voglio condividere con voi sono anche i patrocini culturali, perché molto spesso le associazioni rimangono un po' chiuse in se stesse, e questo non porta al loro futuro. Noi con Assosinderesi invece creiamo tantissime sinergie con tutte le associazioni. Infatti vedremo, quando vi presenterò l'associazione, che diamo anche dei patrocini culturali, e alcuni li abbiamo anche ricevuti. Come in questo caso, quando abbiamo lanciato il nostro primo premio, abbiamo avuto per esempio come patrocinio culturale la Camerata dei Poeti di Firenze, il Cenacolo Internazionale Le Nove Muse, Vicky Poesia. Scusate che qui... Tu sei bravissimo, vedi, sei più digitale di me, caspita. No, ma ce la faccio, grazie. Così. Questo si spegne continuamente, in caso me lo cambi poi. Ti aiuto in caso, no, sono qui, ti faccio da leggero. Allora, insomma, un bel ragazzo che mi aiuta non è male. Grazie, insomma, grazie per i ragazzi. Allora, Associazione La Brunella, il gruppo Autori Polesani, Unione Lotta Italiana alla Distrofia Muscolare di Rovigo, il Podere Alberese, il Giglio Blu di Firenze. Quindi vedete associazioni più o meno conosciute che ci hanno aiutato, no, con il loro patrocinio culturale, a far conoscere questo premio. E ringrazio quindi nuovamente di cuore gli amici della rete Tiki Taka, che con la loro, arte ci hanno coinvolto. Infatti avremo dei momenti di SM Spazio Musica, e gli Allegri Viandanti li avete già conosciuti all'ingresso. E un abbraccio circolare va al team di Assosinderesi, che ha collaborato a questo evento. Spero di non dimenticare nessuno, cari amici, cari sostenitori, cari fondatori. E qui il gruppo di lavoro in questo preciso ambito, perché noi ci occupiamo sia di arte ma anche di business, quindi abbiamo dei gruppi tematici di lavoro. In questo gruppo, capitanato da Rodolfo Vettorello, che è il gruppo appunto della Commissione Culturale, ringrazio Rossana Meregalli, Laura Romanoni, la segretaria con la quale vi siete scritti, sentiti, Riccardo Rampado, che è uno dei cofondatori, ma anche lui è qui a rimboccarsi le maniche come tutti, la Laura Parigi, che oggi anche lei è una fondatrice ma è qui a fare le foto, e insomma, e poi abbiamo la Giorgia, che vedrete a portarvi i premi. Bene. Insomma, l'organizzazione, come vedete, di un evento come questo è sempre una cosa molto complessa, quindi dietro questi ringraziamenti leggete anche tutte le persone che lavorano per rendere possibile momenti come questi. C'è un saluto da parte di un responsabile della rete Tiki Taka? Sì, finirei i ringraziamenti e poi lo chiamerei e poi vi presento Assosinderesi. Benissimo. Sì, perché ho menzionato tutte le persone che hanno lavorato prima. Prima di essere qui oggi, però c'è un grande lavoro che va citato, che è quello dei presidenti delle tre giurie, quindi Afez Aidar, Rodolfo Vettorello e Orazio Antonio Bologna, che vi ho già presentato nei social e che vi presenteremo ancora più avanti, e l'enorme lavoro delle giurie, perché sono arrivati centinaia di libri, quindi vi potete immaginare, i libri vengono letti, vengono valutati, poi dopo c'è una seconda revisione, una seconda lettura, anche una terza, a volte anche una quarta, no? Quindi veramente un grande impegno. Se siete d'accordo, facciamo un applauso a questi giurati. Ecco,
Ma nulla di tutto questo sarebbe possibile se non ci foste voi. Voi poeti, voi scrittori, che ci mettete il cuore, ci mettete l'anima e portate avanti visione, sogni, pensieri, e queste vostre visioni, sogni e pensieri influenzano tutte le persone che vi leggono. Quindi un ringraziamento a voi che oggi siete qua. Ecco, fatevi un applauso e facciamoglielo noi. Bravissima. Assolutamente sì. Ecco, adesso... di presentare Assosindeeresi, vi do giusto una notizia. Sarà tutto un po' veloce, no? Siamo in diretta streaming, quindi sarà un po' una carrellata veloce, ma vi voglio ricordare che è la nostra prima edizione. Sicuramente faremo meglio nelle prossime edizioni. E cosa importante, tutti i profili dei premiati verranno pubblicati sulla pagina del premio, pagina Facebook del premio letterario Assosindeeresi. Quindi non da domani, ma da lunedì vedrete i vostri profili pubblicati e anche tutta primo, secondo, terzo premio. E in più ci saranno le foto che vorrete magari condividere. Quindi vorrei, prima di riprendere poi la parola, dar la parola a Sara Mariani. Ecco. Vieni Sara, io vi ricordo che siamo in diretta streaming su scrittori.tv, quindi se volete anche in questo momento potete chattare, chiamare a casa in diretta nazionale, anche internazionale, se qualcuno vi vuole seguire da Roma, da Catania o da Lugano, www.scrittori.tv nella home in questo momento ci stanno vedendo e ci stanno sentendo, e poi la registrazione di tutto l'evento resterà lì nel tempo archiviata, quindi in questo momento potete segnalare a casa che possono seguirci in diretta su questo indirizzo internet, quindi www.scrittori.tv. grazie. Sì, adesso acceso, vai. Perfetto. Ecco, la nostra rete, allora, intanto si sviluppa un po' su una dozzina di comuni della provincia di Monza Brianza, e oggi appunto siamo qui a Cesano Maderno, però operiamo appunto anche un po' su tutto il resto del territorio provinciale. Oggi c'è qui anche ad esempio il sindaco di Varedo, che poi saluteremo, che è un altro dei comuni dove abbiamo sviluppato diversi progetti. Quali progetti? Progetti di inclusione per persone con disabilità, che però puntano a coinvolgere direttamente e attivamente anche le comunità. È per quello che la nostra rete, in realtà, oltre che dai comuni, da servizi, è formata da tantissimi soggetti e associazioni del territorio. E come è nata un po', giusto Donatella, la nostra collaborazione? È nata proprio dal mettere insieme in comune un sogno. Un sogno che era di alcune persone con disabilità, vero Mimmo, c'è qui in sala Mimmo, poi ecco, se volete nella pausa dei cocktail poi potrete insomma anche scambiare due parole con lui. Loro avevano proprio questo sogno di diventare dei barman, e quindi con la collaborazione di Donatella e di Risto Più Lombardia abbiamo iniziato a dare un po' forma a questo loro sogno, facendo fare loro un corso di formazione e poi di perfezionamento, e al che hanno iniziato proprio sui nostri territori a svolgere questa importantissima attività. Tra l'altro poi ecco, la rete si occupa di vari percorsi di inclusione, dall'abitare al lavoro, su cui poi anche torneremo dopo con alcuni dei nostri premiati, e poi di cultura. La cultura perché è importantissimo per le nostre comunità? Perché comunque permette di diciamo così, dare forma, sperimentarsi nella realtà anche attraverso dei canali nuovi, come abbiamo visto la musica, la poesia, ma anche tanti altri, perché comunque dobbiamo pensare che noi siamo abituati magari a utilizzare sempre dei canali, diciamo così, classici, ma le persone con disabilità ci hanno insegnato che attraverso l'arte riescono ad esprimere qualcosa che hanno dentro con modi nuovi. Tra l'altro questo è proprio uno dei luoghi del cuore di Tiki Taka, Villa Borromeo, perché qui alcune persone con disabilità del territorio hanno fatto un corso per diventare delle guide,
e quindi durante la rassegna Ville Aperte o per i vari team building che abbiamo un po' avviato con la rete, ci sono appunto queste visite guidate da queste persone che appunto accompagnano i visitatori a scoprire una delle bellezze del nostro territorio, che anche oggi appunto avremo modo di gustare e anche di gustare da un altro punto di vista con i barman alla fine. Quindi grazie davvero Donatella e a tutti. Grazie Sara. Grazie anche per il vostro lavoro, grazie davvero. Ancora qualcosa da ricordare Donatella? Poi siamo pronti per aprire un po' le prime premiazioni. Sì, giusto vorrei presentarvi a Sosinderesi con alcune slide, alcune passeremo molto velocemente, però è importante conoscere anche chi siamo, perché lo facciamo e che cosa abbiamo fatto. Ecco, tra l'altro prima Sara ha menzionato i barman, avremo dei ragazzi su di sopra che hanno fatto questo percorso proprio da noi in azienda presso l'Aristo Più. E se posso proprio aggiungere l'ultima cosa, è che quando si insegna a persone diversamente abili è una grandissima ricchezza proprio anche personale, e noi personalmente abbiamo imparato come a formare meglio anche tutti i collaboratori con delle procedure e un processo di inserimento. Ecco, allora vi presento Assosinderesi, correrò un pochino proprio perché vogliamo dare tempo a voi premiati, e se gentilmente la regia mi fa passare la prima slide. Eccola, ce l'hai a video. Benissimo, intanto iniziamo a spiegare il significato. Allora, ASSO sta per associazione, Sinderesi è invece la capacità umana innata di saper scegliere fra bene e male. Naturalmente noi non ci ergiamo in cattedra, ma con i nostri eventi sia digitali che online piuttosto che dal vivo cerchiamo di dare dei punti di riferimento su diversi aspetti. Poi noi lo pronunciamo senza usare l'accento che sta sulla E per una questione proprio di musicalità, quindi diciamo Assosinderesi per la musicalità. Prossima slide, grazie. E sul logo, se visitate il nostro sito, troverete che l'otto è l'infinito, il verde, il rosso degli occhi è verde, faccio bene, rosso sto sbagliando, e sopra quelle sopracciglia sono la bilancia, dove ognuno di noi deve sempre bilanciare un po' le proprie azioni. Andiamo avanti. E chi sono i nostri associati? Sono artisti, imprenditori, liberi professionisti e manager. Andiamo avanti. Quindi abbiamo cercato di creare una specie di nuovo rinascimento, unire le arti e i mestieri. Perché? Perché gli artisti sognano e vedono il futuro, e questo è molto utile agli imprenditori, ma gli imprenditori hanno un modo di approcciarsi che può essere molto utile agli artisti per promuovere se stessi nel mercato. E possiamo pure andare avanti, anche questo l'ho già detto, che ecco qui noi abbiamo iniziato, qui lo racconto proprio come chicca, noi abbiamo iniziato tra un gruppo di amici, mangiando un risotto, volevamo fare cose che ci divertivano. Poi siamo diventati una community online su Facebook e in poco tempo avevamo superato le 100, Rodolfo, non mi ricordo, 150 persone. Allora abbiamo detto, beh allora se piace quello che facciamo, facciamo un'associazione. E da lì è nata l'associazione. Dopo un mese si è scoppiato il mondo, però ci abbiamo lavorato lo stesso. Questo è un esempio che così potete vedere, no? Questo parla di manager digitale, ci stavamo affacciando al digitale, andiamo pure avanti. E poi abbiamo parlato di copyright, diritti d'autore, e qui era presente il nostro Rodolfo Vettorello, a Fezza ed Ar, che ha tenuto una lezione magistrale su questo tema, andiamo pure avanti. E qui è stato il nostro primo Assosinderesi Awards, quindi un momento per premiare le buone prassi. Ecco, non abbiamo scelto delle persone rinomate mondialmente, abbiamo scelto delle persone che operano nel loro territorio e che tutti i giorni si rimboccano le maniche e fanno la differenza, quindi gli eroi un po' silenziosi se vogliamo.
andiamo pure avanti, quindi stasera avremo questa seconda premiazione. E chiaramente abbiamo parlato di impresa, di welfare, e abbiamo, ecco, questo è un, per me è un fiore all'occhiello, questo per me è veramente un pezzo di cuore, no? E abbiamo voluto, in un momento in cui la gente era parecchio arrabbiata e dove anche nella formazione si usavano termini tipo andiamo alla guerra, piani di battaglia, cose del genere, noi abbiamo detto no, noi invece vogliamo parlare di gentilezza. Attenzione, non la gentilezza falsità, perché quella si chiama falsità, ipocrisia, ostilità, ostilità nascosta, eccetera. Noi parliamo di vera gentilezza. Quindi abbiamo riunito intorno al tavolo persone delle arti e dei mestieri che ci hanno spiegato, quindi hanno declinato come loro, nella loro professione, usavano la gentilezza. Abbiamo avuto degli avvocati, lì è stato divertente sentire un avvocato che ci parlava di gentilezza. Abbiamo avuto anche una ballerina della Scala, insomma. Poi ci sono i video che potete andare a vedere. Andiamo pure avanti. E poi abbiamo fatto delle lectio magistralis, perché comunque noi nasciamo anche con un punto di vista intellettuale, in questo caso Manfredi di Svevia, Frascomunica Redenzione, eccolo qui con il nostro professor Orazio Antonio Bologna, che è piaciuta moltissimo, perché poi lui ci racconta sempre delle chicche, insomma rende molto interessante queste lectio magistralis. Andiamo avanti. E questo, qui abbiamo il sindaco, quindi la menzioniamo, il sindaco di Varedo, abbiamo fatto tanti progetti, questo è uno, è molto bello, a Natale abbiamo regalato, unendo più di 8 concorsi letterari, ci hanno regalato dei libri di voi premiati e li abbiamo regalati alla cittadinanza ed è stato un momento bellissimo. Il prossimo, che qui non è menzionato perché è futuro, è sulle donne. Ma abbiamo trattato la violenza sulle donne in modo diverso, facendo presente la parte finanziaria, la violenza finanziaria, la violenza economica. Quindi poi seguono, oltre all'evento che abbiamo già fatto, seguono proprio delle lezioni in aula di cui anch'io farò parte per insegnare come si fa un curriculum, come ci si presenta a un colloquio, eccetera. Qui andrò velocissima, chiaramente c'era stato il blackout, non ci si poteva più vedere, quindi abbiamo fatto tutta una serie, ci siamo attivati imparando, non è facile, tutta una serie di Zoom con i nostri amici della community. Andiamo pure avanti. Questo qui è un logo che abbiamo ricevuto proprio per il nostro impegno nel digitale e nel fare anche corsi su come usare Facebook piuttosto che LinkedIn, sempre alle persone iscritte alla nostra associazione. Allora ci hanno dato il logo di Repubblica Digitale. Sempre un'altra iniziativa che abbiamo fatto a Varedo, sempre in quel momento particolare con la radio. Qui abbiamo sempre alternato, come potete vedere, presentazioni di libri, Rita Iacomino che ho visto prima e poi Rodolfo Vettorello che è qui, ma anche come trovare un lavoro e abbiamo parlato di ripartenza in ambito business. Andiamo ancora avanti, e di nuovo welfare, andiamo pure avanti. Un'altra lezione magistrale alle falde dell'icona, influssi mesopotamici sui miti greci. Anche qui con il nostro Orazio Antonio Bologna, che fra l'altro è socio emerito della nostra associazione, oltre ad avere un curriculum veramente incredibile, e per noi gentilmente tiene una rubrica di critica letteraria sui poeti. Andiamo avanti. Ecco, questa è stata un'iniziativa carina e divertente che abbiamo fatto con dei ragazzi. Qui è iniziato proprio il nostro patrocinare cultura etica. E qui per esempio vediamo degli esempi di Sky Children, poi un progetto di scuola per un settore merceologico e le storie in quarantena, quindi praticamente autori che scrivevano poesie e saggi sul loro periodo, sul loro vissuto. Andiamo avanti. E qui, oppala, eccoci qua, qui è la nostra prima edizione, il nostro primo libro, tra l'altro questo libro ci aiuta a fare una donazione a Sky Children, quindi metà tolti i costi, quello che riusciremo a incassare sarà devoluto a Sky Children. Andiamo avanti. Qui
Ecco, questo sono iniziate, l'abbiamo fatto un po' per scherzo, un po' per gioco, poi invece è diventata una rubrica. Tutti i mesi noi presentiamo un libro e le persone si candidano, noi li valutiamo e presentiamo 2-3 libri ogni mese. E vi ricordo che i primi premi di questo premio letterario avranno diritto a presenziare durante un Ti presento una rubrica. Qui corriamo velocemente perché ne abbiamo fatte veramente tante. Questa è la seconda edizione di Don't Worry Be Kind. La seconda edizione abbiamo avuto 3 giornate visto il successo della prima. Andiamo avanti. Questa qui andiamo avanti ancora, grazie. Sì, andiamo avanti, tanto i numeri, gli articoli, andiamo avanti. E questi sono dei patrocini a cui abbiamo aderito, che abbiamo dato il nostro logo. Ecco, abbiamo aperto giusto per Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, proprio per diventare digitali. Dopo pochi mesi abbiamo visto veramente un incremento pazzesco. Andiamo pure avanti, tanto i numeri. Questa Ti presento una penna, andiamo avanti. Questi sono sempre dei numeri, perché noi abbiamo iniziato in piccolo, ma poi siamo arrivati a 600-700 visualizzazioni, quindi siamo stati molto contenti di continuare a far parlare di cultura. Sì, possiamo andare avanti, ancora avanti, sì, andiamo avanti. Ecco, qui riprendiamo dei webinar personalizzati per i nostri associati, possiamo andare avanti, come vi ho detto, alterniamo sempre cultura e benessere. Andiamo avanti. Questi sono dei patrocini importanti a cui abbiamo dato il logo, andiamo avanti. Questo qui è un bel progetto, qui ci sarà anche una persona premiata per questo. Scusa se torni indietro un attimino. Questo qui è Ethic Welfare, è proprio un corso, è l'unico corso, poi mi correggi se sbaglio Marina, è l'unico corso che dà un diploma ai manager di cultura etica aziendale. L'unico, giusto, con tanto diploma della Regione Lombardia e qui ci stiamo lavorando un sacco. Grazie Marina. Ecco, qui è stato fatto anche questo un po' per scherzo, un po' per gioco. Da alcune statistiche pare che dopo il Covid le coppie, insomma, si siano un po', forse stando troppo a casa, non lo so. E allora abbiamo pensato di parlare di cultura anche durante magari un momento difficile. Sì, ti presento una penna, vedete qui come aumentano i numeri. Ecco, questo è quello che ho menzionato prima con il sindaco dell'8 marzo, Infinitamente Donne. Ti presento una penna, andiamo avanti. Lavori in corso, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccontato tutto. Ce l'abbiamo fatta, insomma, scusate ma vi volevo un po' raccontare chi siamo e cosa facciamo, in modo che continuate a seguirci e continuate a essere dei nostri. Ecco, Donatella è davvero un vulcano. Quando la intervistai nella rubrica un anno e mezzo fa, Un caffè che vale, che prova a valorizzare imprenditori professionisti in giro per l'Italia, mi accorsi subito di questo suo dinamismo e ci eravamo lasciati dicendo dovremmo fare qualcosa insieme, mi parlassi di questo premio, eccoci qui. Quando poi mi ha fatto vedere i contenuti di questo premio ho detto c'è materiale per 3 giorni e io che vengo dalla radio e dalla TV cerco di velocizzare, anche se devo dire probabilmente la TV degli ultimi anni e i social in particolare hanno operato un eccesso di velocità, perché a volte la troppa velocità significa non soffermarsi mai su nulla, quindi dico sempre quando abbiamo occasioni come queste di un pubblico live, rilassatevi, lasciatevi andare, mettetevi in una condizione d'ascolto, godetevi anche le parole, ascoltate, perché magari ecco spegniamo un po' di TV di flusso, che poi insomma i palinsesti sono sempre abbastanza uguali, accendiamo le menti, per cui mi sforzo a mia volta di portare questo mestiere invece un po' di più nelle sale, nelle piazze, dove credo ci sia tanto bisogno. Siamo pronti, lo dico solo per dire che dovremmo essere forzatamente veloci, quindi solo alcuni avranno l'occasione di prendere la parola e di fare una riflessione, cosa che cercheremo, ci siamo detti Donatella, nei prossimi anni invece di agevolare, di fare in modo che la poesia e il premiato sia anche un pretesto per dirci due
due parole. Quest'anno però, per non lasciare fuori nessuno, perché c'era arrivato veramente tanto materiale, abbiamo deciso di fare coscientemente una carrellata che durerà 2 ore e mezzo, abbiamo tarato, sarà veloce, ci scusiamo già in anticipo, e chiedo poi a chi invece avrà la parola magari di stare sul minuto, minuto e mezzo, perché davvero i tempi sono questi e vogliamo rispettarli, e in più abbiamo una diretta streaming, per cui proviamo a rispettare anche il pubblico che ci sta seguendo da casa su scrittori.tv. Siamo pronti? Posso aggiungere? Vai. E vi ricordo però che i primi premi possono avere la parola presentando il proprio libro che ha vinto nel Ti presento una penna, ma gli altri, se vogliono aderire, basta che ci scrivino, ok? E quindi partiamo con questa carrellata, avremo il tempo di una foto e del consegno del premio, ecco perché ci ho tenuto a dirlo prima. E iniziamo con la categoria saggistica, sezione libri editi, ecco la sigla che la introduce, e ci raggiunge sul palco il presidente di giuria, Hafez Haidar, eccolo, venga presidente. A lei certamente la parola per dire qualcosa su questa sezione e su questa serata, lì il microfono, prego. Vediamo se è acceso, dobbiamo sempre accenderli un po' prima. Eccoci qui, acceso. Buonasera a tutti, sono molto felice di essere in questo luogo dove ho presentato in passato Le Mille e la Notte 2001, qui in questa sala, quindi un posto molto caro a me, al mio cuore. Vorrei ringraziare la Presidente Donatella Rampado, la dottoressa Donatella Rampado, veramente che sta facendo miracoli in questo campo. Non aggiungo altre parole, miracoli già detto tutto, penso. Ecco, e il presentatore che mi fa ricordare quelli della televisione. Wow. Sì, veramente, che ne ho girati tanti. Allora, questo premio di saggistica racchiude le opere di grandi autori, veramente, del firmamento italiano. Veramente. È stato molto difficile anche scegliere, perché in realtà bisogna studiare, come bisogna scegliere, infatti. C'è qualcuno che ha scritto su un argomento, per esempio su Pasolini, oppure su un poeta, oppure su un grande uomo storico o giurista, eccetera. C'è un altro che ha scritto un'opera, ha fatto su tutto il Rinascimento, e quindi non è un'opera semplice. Quindi io ho tenuto presente la fatica di fare ricerche, la fatica di studiare e la fatica anche di fare una critica appropriata. Ecco, sono le difficoltà che mi hanno spinto a decidere con questa ottica, analizzare punto dopo l'altro quello più merita dell'altro. Io non conosco nessuno di loro, mai conosciuti, quindi sono arrivati a me, io non ho mai visti, non le conosco e non ho contattati, perché non ho è proibito per legge, anche moralmente, essendo anche ufficiale, cavaliere della Repubblica Italiana, non posso farlo, assolutamente. Allora, a questo punto abbiamo selezionato questi personaggi in base a quello che hanno proposto di libri, e quindi è stato premiato il primo, classificato il secondo. Non abbiamo voluto fare ex aequo per non danneggiare la categoria, abbiamo messo primo, secondo, terzo, parlando con la Presidente, la dottoressa Rampado, e siamo messi anche d'accordo su queste cose. Pronti quindi per iniziare la carrellata? Sì, partiamo dalle menzioni speciali. Sì, chiedo alla giuria. Vai. Poi se fa vedere brevemente il curriculum del professor Hafez, che è anche socio emerito di Assosinderesi e ha un ruolo molto importante. Prego. All'interno dell'associazione, se è possibile. E se no, e partiamo con le nostre. Ne abbiamo davvero tanti e la regia è concentrata su tante cose. Ecco, lo vediamo in questo momento, però mi risulta davvero difficile a distanza leggerlo. Poi magari ci dirai qualcosa tu in velocità, se no davvero non ci stiamo sui tempi. Tanto abbiamo già capito lo spessore del professore immenso, e poi avremo l'occasione anche come scrittori TV di intervistarla, per cui tutto questo verrà fuori e lo aggiungeremo allo speciale che andremo a fare. Andiamo quindi con le menzioni speciali. Donatella, partiamo da l'eretic, no, parto da su, giusto regia, cioè da Silvio Novembre, Il coraggio oltre al dovere, Beliotti Gian Domenico, menzione speciale per lui, eccolo qui, vieni. Stretta di mano col presidente, con la presidente di Assosinderesi, arriva il diploma, prego presidente. Ecco, questo tengo io il microfono così agevolo il suo lavoro. Ecco, foto diritto insieme, abbiamo detto che dobbiamo essere veloci, però insomma il tempo per una foto
e per restituire questo primo premiato Beliotti Giandomenico. Grazie, grazie. Sempre tra le menzioni speciali, l'altra menzione speciale va al libro Il mito dal mondo classico al melodramma, e chiamiamo qui sul palco Mercuri Michela. Non c'è? Ok, andiamo avanti allora. Sarà consegnato successivamente, immagino. Terza menzione speciale, film come Requiem, il titolo Alessandro Izzi. Guardate la camera, così insomma i fotografi in sala fanno una bella foto di questo momento e anche le nostre telecamere riprendono questo momento. Grazie ancora. Siamo all'ultima menzione speciale, il libro è L'eretico, Pierpaolo Pasolini, pensieri, opere e parole, e lui è Vilotta Francesco, eccolo. E insomma, e questa era l'ultima menzione speciale, foto anche per te, grazie. Chiaramente molti di loro, Donatella, immagino nelle edizioni successive potranno tornare con qualche lavoro, vero? E quindi si rimetteranno in gioco ancora. Ora siamo pronti al podio, i primi tre. Partiamo dal terzo classificato, il libro si intitola Tra politica e diritto, Piero Calamandrei e il Partito d'Azione. Il premio va ad Andrea Paterniani. Eccoci qui, foto col presidente, eccoci. C'è tutta Italia qui, Donatella, poi mi darai qualche curiosità, arrivano isole comprese, sì, ok. Terzo posto, andiamo al secondo posto con il libro che si intitola Ribaltamenti, questo è breve, conciso, Campegiani Franco, secondo posto. Saggistica, sezione libri editi, questo è il secondo posto. Grazie Franco, buon lavoro, grazie davvero. E siamo al primo posto per questa sezione, libri editi appunto, il titolo del libro Il secolo d'oro del Rinascimento, si aggiudica questa sezione Andrea Antonioli. Eccoci qui, prego, arriva il premio. Al primo classificato posso far dire solo una parola, ci stiamo dentro. Andrea, chi dedichi questo premio? Ma lo dedichi innanzitutto a mia moglie che è qui con me per tutti i sacrifici che ha fatto, poveretti, in questi anni. Puoi svelare che tipo di sacrifici? A stare dietro a uno che studia continuamente e fa ricerca e così. Io volevo ringraziare la giuria, la presidente della commissione, e Assosindesi per appunto per questo premio e soprattutto essere in un posto splendido come questo, e tra l'altro che richiama molto al Rinascimento, anche se i personaggi vedo che sono del Settecento più o meno. E niente, io ho fatto questo libro, adesso non è il caso di parlarne, perché cioè, il mio è un percorso, io sono un archeologo in realtà, poi dall'archeologia al Rinascimento il passo è breve, anche perché gli studi, diciamo così, classici poi rimandano a quelli che sono gli studi rinascimentali, quindi l'umanesimo, queste cose qui. Tra l'altro l'umanesimo ha avuto un'importanza fondamentale per la nostra educazione e per l'educazione di tutto il mondo, proprio perché abbiamo avuto personaggi come Guarino da Verona, come Vittorino da Feltre, che hanno dato luogo alle prime boarding school, quindi dall'educazione poi all'arte e a tutto il resto, il passo è breve. Grazie. Grazie davvero, avete capito perché insomma nei prossimi anni dovremo stare un po' più larghi, perché sono tutte personalità che hanno davvero tante cose da dire, tanti messaggi da dire. Presidente, la salutiamo, ancora un pensiero finale dopo questo primo momento? Volentieri, vorrei dire all'autore che ha vinto il primo posto, mi ha presentato un amico mio a lui, allora lui non sapeva che ero il presidente addirittura di Saggistica. Per dirvi quanto non conosciamo nessuno. Quando ha conosciuto, l'ho detto, guarda, sono io il presidente di Saggistica, mi chiamo tale e quale, lui
allora scusa tanto, eccetera. E vedete il mondo come piccolo a volte per incontrare due persone. Però vi dico una cosa importante, continuate a scrivere, la saggistica è molto bella, è un'opera d'arte, insomma. Cercate di scrivere quello che sentite voi nel vostro cuore, non per vincere solo il premio, perché tutti siete vincitori. Chi è arrivato a prendere menzione è un vincitore oggi, anche lui, perché tra quante opere, tra centinaia di opere, abbiamo selezionato queste sei persone. Quindi ecco, sei candidati, non aggiungo altre parole. Mi dice la regia che in realtà rimane con noi perché siamo pronti per altri tre premi nella sezione libri inediti, giusto? Anche qui partiamo dal terzo? Dal quarto? Ah, c'è la menzione, quindi è La Divina Commedia di Napoli, e menzione a Clemente Lamarca. Eccoci qui, stretta di mano, foto col presidente, guardate in camera, così poi queste foto ve le facciamo avere chiaramente, oltre a rimanere agli atti, grazie. E andiamo adesso con l'altro premio che è il quinto, è il terzo? Si chiama Quinto Mistero però, il sì, libro. Ha ragione. Vabbè, può succedere, mi correggerete, diceva una persona molto importante. Tinto Daniel, terzo posto in questa sezione. Anche qui foto di rito, ogni tanto sono alti, vabbè, pazienza. E noi altri normali ce ne accorgiamo subito. Grazie davvero. Era il terzo posto, andiamo a scoprire la seconda posizione. Il titolo del libro è Ritrovare la propria voce, De Caro Antonio. C'è questa R iniziale messa in evidenza del ritrovare che approfondiremo nelle prossime occasioni. Intanto arriva il premio, eccolo lì, vicino al presidente. Questo è il secondo posto. Grazie. Di nuovo. E siamo pronti anche in questa sezione per vedere chi c'è sul podio. E il titolo del libro è Le parole della scuola, si aggiudica questa sezione Ruggero Di Bitonto. Eccolo. Ben trovato. Eccoci qui. E a te lasciamo dire qualcosa. Ecco, questo titolo mi incuriosisce, visto che di scuola non si parla mai abbastanza e soprattutto è un luogo dove ci si impegna tanto, ma bisogna farlo ancora di più. Quali sono le parole più importanti della scuola? In realtà le parole, io le ho scritte, sono dalla A alla Z, cioè nella scuola si usano tante parole, ma le parole che io ho voluto mettere in evidenza sono quelle della scuola del futuro. Quindi una scuola capace di rinnovarsi, ma non aspettando che sia una riforma dall'alto a rinnovare, perché questo penso sia anche lo spirito dell'associazione. Dobbiamo partire noi dal basso. Io sono un insegnante di scuola elementare, quindi ogni giorno vedo cosa si può fare. Sono per quest'anno ho adottato una classe digitale, quindi abbiamo sperimentato cosa significa fare la DAD, però insomma anche lì ci siamo rimboccati da nord a sud, e abbiamo, come dire, portato avanti la scuola e con tutte le difficoltà che ci sono. Quindi io faccio mio, come sicuramente il professore avrà letto nel testo, il riferimento ad Aldo Moro, che oggi viene ripreso, insomma, quando dice che nella scuola bisogna portare il mondo. È vero, perché solo così la scuola si può rinnovare, se c'è il collegamento con la realtà che ci circonda. Una scuola che è avulsa dalla realtà non serve. Io quando insegno ai miei bambini dico sempre, soprattutto per la matematica, è fondamentale per la vita. Tutto ciò che ci insegnano è collegato ed è importante per la vita. Non serve solo a prendere i bei voti e a dire maestro ti è piaciuto, perché quello è molto relativo. Poi si finisce, si va nella realtà e serve ciò che impariamo a scuola. Grazie. Quindi, per quello che fa per i nostri bambini, abbiamo bisogno di insegnanti così. Complimenti davvero. Ecco, solo aggiungo una parola. Avete notato, abbiamo premiato il primo classificato perché ha svolto una ricerca di attualità.
che tocca tutte le famiglie. È una ricerca fatta nel campo, proprio nel campo dell'insegnamento, da una realtà che veramente tocca tutti quanti. E anche il primo, storicamente parlando, ha coperto un argomento di grande, diciamo, livello culturale. Quindi ecco le nostre scelte. Però non vuol dire che le altre non hanno scritto bene. Hanno scritto molto bene, hanno scritto opere grandiose, si può dire, però le ricerche, quelle che veramente aiutano anche a crescere, e grazie anche agli autori che hanno scritto questi libri su Pasolini, sul giuridico, l'uomo giuridico, ci hanno fatto crescere anche a noi, che noi leggiamo questi libri. Grazie mille. Ecco, la cosa importante è mettersi sempre in gioco. Faccio un parallelismo, vi ricordo che Vasco Rossi, quando approdò a Sanremo, arrivò ultimo, insomma, no? E oggi è Vasco. Va bene, ti lascio, a proposito di premi, ti lascio la parola perché ci hai spiegato cosa fa Asso Sinderisi, lo dico bene perché ogni volta ho il terrore di sbagliare l'accento, e adesso ci presenti il premio Asso Sinderisi, perché in questo contesto c'è anche questa sezione speciale che è un premio. Sì, allora noi abbiamo indetto un bando per la seconda edizione un anno fa a cui potevano partecipare coloro che erano attivi a favore della comunità legata all'impatto aziendale sul territorio. Poi progetti di coinvolgimento culturale della comunità attraverso azioni formative, di sensibilizzazione, di sostegno, realizzazione di mostre o eventi per la tutela dell'ambiente, recupero di tradizioni culturali, collaborazione con strutture scolastiche, organizzare eventi di promozione e sensibilizzazione di cultura etica. Quindi, dandoci questi punti, abbiamo indetto il bando e ci sono arrivate delle candidature. Ne abbiamo selezionate alcune, molte ci sono state proposte, devo dire, anche da nostri amici o persone che direttamente conoscevamo noi. Per esempio, l'anno scorso, nella prima edizione, abbiamo premiato Tiki Taka e vedete com'è cresciuta la nostra collaborazione. Quindi direi che è importante, no, dare voce a queste persone silenziose, ma che nella loro comunità fanno tantissimo. Pronti allora, regia, per proiettare quelle che sono le motivazioni che vedremo su schermo confermato. Partiamo dal primo premiato, arriverà la valletta fra un po' col premio. Si tratta di Filippo Vergani, sindaco di Varedo. Eccolo qui. Vediamo la motivazione, sì. Mi pare verrà, ecco, proiettata sul nostro schermo. No, in questo caso no, perché lo presento... Ah, lo presenti tu? Sì, lo presento io. Sindaco sarà, cioè, vede. Ma perché in realtà... È di più. È di più, è il sindaco del mio paese. Ok, no? Ecco. Però, a parte questo, avete visto quante cose abbiamo fatto insieme con questo comune. E veramente ne continueremo a fare delle... tantissime. Vuoi dire qualcosa tu? Ecco, sì. Sì, velocemente, grazie davvero a tutti, grazie Donatella, Presidente. Io, come avete visto, non scrivo libri perché non sono uno scrittore, cerco ogni giorno di scrivere una pagina per quello che riguarda il mio comune, e in alcune pagine c'è stata anche Donatella, che è entrata nella nostra amministrazione portando cultura, gentilezza, veramente, e questo è quello che cerchiamo di fare. La pagina, quindi, sindaco, grazie. Della quale è più orgoglioso del momento così difficile della pandemia? Essere stato sempre presente a servizio dei miei cittadini, i più bisognosi, perché veramente abbiamo attraversato mesi, purtroppo ormai sono 2 anni difficili, adesso ne stiamo un po' uscendo, però ecco, quello che più mi ha gratificato, e poi sentirmi ringraziare per aver fatto il massimo durante i lockdown, durante le varie settimane, dove c'era veramente bisogno di aiutare i cittadini, tutti. Quindi grazie davvero, grazie per il premio, sono davvero felice. Grazie. Grazie a Filippo Vergani e ai sindaci e al loro compito così delicato, perché sono sempre in prima linea, sono il primo punto di riferimento di tutti noi. Secondo premio va invece ad un imprenditore, si chiama Diego Rovetta, lo invitiamo qui sul palco. Eccolo qui, parte anche il cavaliere elettronico che lo introduce sul palco e che la nostra regia ha costruito per questo momento.
Abbiamo qui la motivazione proiettata o no? No? Sì? Regia no? Mi dicono di no. Vuoi dire tu qualcosa, ma d'altra parte è un'edizione che stiamo ancora costruendo, te l'ho detto che c'era tanto da fare. Sì, è stato selezionato perché è segnalato dalla rete Tikitaka, perché come vi avevo menzionato l'Aristo Più, che era stata premiata nella prima edizione, anche loro hanno tenuto dei corsi di inclusione per persone diversamente abili, ma l'hanno fatto ancora con più impegno, se posso dire. Sì, un pensiero anche su questo premio. Pronto. Prego. È acceso? Vada. Pronto. Sì, sì. Solo tre grazie. Grazie Donatella per essere qua, è un'esperienza incredibile. Ci sono forse aziende più meritevoli di Mediando, ma sono contento che siamo qua. Grazie a Rete Tikitaka. Simona, c'è Gio da qualche parte, se c'è. Sara, che è la padrona di casa, senza la rete di Tikitaka non avremmo fatto niente, però un grazie particolare a tutti i dipendenti di Mediando che tutte le volte che facciamo qualcosa sono sempre disponibili. Marco Consonni, che oggi purtroppo non è potuto essere qua, è un socio di Mediando che mi dà la possibilità di fare tutte queste cose, e come ha fatto il premiato prima, grazie anche a mia moglie Silvia che mi supporta, più wow. Mi supporta, ciao. Grazie. Che non si dica che gli uomini non hanno recuperato alla grande, io non so se c'è qualcosa nell'aria, ma sono tutti umili e galanti e soprattutto attenti alle proprie donne, insomma, vabbè, un bel messaggio per il paese. E finita questa prima sezione del premio Asso Sinderesi, adesso torniamo chiaramente nella sezione delle poesie, giusto? Ma c'è un momento musicale prima, mi dicono, così prendiamo sì. Un po' di respiro, beviamo qualcosa, vi lasciamo a SM Musica e poi ve li presento meglio perché fanno un lavoro straordinario. A te regia. Thank you.
Ci applausi. Mi dicevo, avrei aggiunto qualcosa sulla scuola di musica SMS che viene inaugurata nel 2018 a Monza. Si tratta di un percorso di coprogettazione musicale che vede protagonisti operatori del pubblico e del privato sociale, persone con disabilità, i loro genitori e cittadini attivi nella cornice della rete Tiki Taka Equilibri di Essere. L'ambizione di SMS è affermare un'esperienza sperimentale nel campo dell'inclusione a favore delle persone fragili con disabilità mediante l'insegnamento della musica. Gli obiettivi didattici sono comuni a tutte le scuole di musica: la tecnica strumentale, la teoria, il solfeggio, l'intonazione, l'armonia e il ritmo. Il come è la loro differenza. Complimenti, complimenti davvero, ancora applausi. Bene, abbiamo presentato nel modo giusto anche il loro lavoro e siamo pronti adesso per entrare nella categoria poesia, quindi anche qui partiamo dalle menzioni, giusto? Da qui? Dall'ultima, sì, dal terzo premio. Facciamo salire anche il presidente. Sì, partiamo subito dal presidente di giuria che è Rodolfo Vettorello. Venga Rodolfo. Un saluto anche da parte sua, presidente. Io sono particolarmente felice di poter riprendere dopo 2 anni degli incontri dal vivo, perché trovarsi e parlare, incontrare vecchi amici, aiuta, fa crescere la poesia, e questa è la cosa fondamentale. Poi io mi ero preparato una 20ina di pagine per l'intervento, però siccome devo riassumere, cercherò di riassumere il più presto possibile. Vabbè, la cosa importante, almeno per me, che volevo dire è riportare un pensiero che io ho incontrato in tante persone, le prime volte che mi capitava di partecipare a dei concorsi letterari. E una delle considerazioni più ciniche che avevo sentito era che i concorsi letterari sono la fiera degli illusi, perché si lavora sui grandi numeri di solito nei concorsi letterari, e più è vasto il pubblico di quelli che partecipano, maggiore è il vanto che trae un premio letterario. E in realtà noi siamo assolutamente contrari a questo pensiero, che si tratti di una fiera degli illusi, perché chi partecipa a un premio letterario trae sempre un vantaggio, perché soprattutto se ha una modestia personale, perché parlare di poesia, sentire parlare di poesia fa crescere, se poi uno ha la voglia di confrontarsi, il confronto è quello che fa crescere. Chi dice io scrivo poesie ma le tengo nel cassetto non farà nessun progresso mai. Ho finito. Bravissimo, grande, grande sintesi e messaggio davvero straordinario, soprattutto questo passaggio finale credo che non valga solo per la poesia, dobbiamo aprire i cassetti di ogni cosa e mettere in comunione quello che abbiamo nei cassetti, compreso i sogni, fatemi essere provocatorio. Grazie davvero. Presidente, pronti però, rimanga con noi perché siamo pronti, partiamo dalle menzioni speciali e quindi dal primo in alto, Mao Chris, eccolo, Mao Chris, menzione speciale. Si chiama Corpo Libero il testo? Mi dicono che non c'è. Non c'è? Va bene, ok. E poi allora andiamo a vedere invece quest'altra menzione che è Appunti e carte ritrovate di Roberto Casati. Eccolo qui. Applausi, musica anche per lui. Eccoci, foto di rito insieme al presidente, prego. Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Bene, adesso partiamo sempre dal terzo premio, quindi dal basso. E terzo premio in questa categoria che è poesia a Il bianco delle vele di Franco... No, questo l'abbiamo appena chiamato, quindi invece no, è La lingua del sorriso, poema da viaggio, Gabriella Cinti. No? Ci siamo o no?
e la regia mi continua a dire non capisco. Eh? E la seconda è appunto, io sono partito da il bianco delle vere, è corretto o no? E se mi dite di no, vabbè, allora riparto da lì perché ero, avevo detto, ok, terzo posto, rifacciamola, tanto siamo in diretta. Il bianco delle vele, Casadei Franco. C'è un videomessaggio. Ah, c'è un videomessaggio, allora lo sentiamo, scusaci. Perfetto, vediamo, sentiamo. Buongiorno. E vediamo. Buongiorno a voi. Io mi chiamo Franco Casadei, purtroppo non sono potuto essere con voi alla premiazione perché la data coincide con la prima comunione del mio nipotino. Io ho partecipato al premio con un libro dal titolo Il bianco delle vele, che ha la prefazione di Antonio Arslan, e per la poesia edita, che mi hanno detto che si è classificato al terzo posto. Quindi di questo ringrazio l'associazione Asso Sinderesi, Donatella, la giuria con Vettorello, e saluto tutti i presenti e chiedo scusa ancora della mia assenza. Alla prossima, vi ringrazio, arrivederci. Ecco, Donatella, se c'è una cosa che sta arrivando già attraverso questi primi è questa gentilezza d'animo davvero straordinaria che pervade la sala, anche chi ci segue da casa, e ne abbiamo davvero bisogno. Complimenti, al di là... È una fatica, perché ci sono dei momenti in cui ti parte il diavoletto, in quel momento devi ricordarti che gentilezza è comprendere le persone, ascoltarle, che hanno una loro vita, un loro vissuto. Vabbè, c'è tanto da lavorare, dai, c'è tanto da lavorare, ma fa piacere sentirla qui questa sera in maniera così presente. Ora sono autorizzato ad andare al secondo posto, era quello che avevo detto prima, La lingua del sorriso, poema da viaggio, Gabriella Cinti. Prego. Foto di rito. Sì, prego. Gabriella Cinti si scusa di non essere presente, io sono il suo editore, perché contemporaneamente è a Bologna a presentare un altro suo libro. Vi saluta, ringrazia la giuria, ringrazia il professor Vettorelli. Grazie davvero, allora, grazie. E siamo pronti adesso per il podio, il primo premiato, l'opera si chiama Dentro l'uragano, Franco Campegiani. Eccoci qui, ben trovato. Riflessione anche da parte sua, le tengo il microfono. Ah, ce la fa. Buongiorno. Prego. Niente, permettetemi di esprimere tutta la mia condivisione e la mia sintonia totale con i temi di Asso Sinderesi, che sono appunto quelli della cultura etica, associata ovviamente alla riscoperta di un umanesimo, un neo-umanesimo, che tenda a ripristinare la centralità dell'uomo, quella centralità che oggi l'uomo stesso sta perdendo dal suo mondo. Ovviamente parlando di centralità non mi riferisco all'antropocentrismo vecchio stampo, un po' spocchioso e dispotico nei confronti dell'universo e del mondo intero. Mi riferisco alla centralità dell'uomo su se stesso, ovviamente in maniera autocritica e non spocchiosa, non trionfalistica. Grazie Franco per avercelo ricordato, ancora applausi, abbiamo già fatto la foto, grazie. Buon lavoro, grazie davvero. E adesso passiamo alla nuova sezione, mi pare di capire, partendo dal basso, siamo alla sezione libri inediti, giusto? Abbiamo una menzione nella poesia, Aurelio Zucchi. Ah, eccola, prego. Sì. Fotografia allora per quest'altra menzione che abbiamo recuperato. Mi dicevo che c'è davvero tanto, abbiamo faticato fino a stanotte per mettere insieme tutte le cose, ma ce la stiamo facendo. Grazie davvero. E adesso siamo pronti per la nuova sezione. Presidente, rimane con noi oppure abbiamo un avvicinamento qui, aiutami.
se andiamo, no, abbiamo, adesso abbiamo la narrativa, giusto? Sì, abbiamo inediti, poesia, abbiamo... sezione, libri inediti, inediti, e partiamo anche qui, esatto, dalle menzioni. Menzione speciale sulle ali dei ricordi a Zucchi Aurelio. L'abbiamo già fatta, ma quindi era in questa sezione qui. Sì, no, abbiamo anticipato un po', va bene. La ragazza, la reggeva, detto che va bene. E altra menzione a questo punto al Racconto di donna di Francesco Luisa. Luisa di Francesco. È già il terzo questo, mi dice. Ok, quindi la menzione in questo caso è una sola. Terzo posto allora. Ti ha delegato, non c'è, quindi vieni sempre tu, ok. Alcuni di voi li conosceremo meglio stasera perché sono, come dire, delegati più volte, ma va bene. E ci consentite di velocizzare, allora posso andare al secondo posto dove c'è Istantanee e altre poesie, Liberatore Elisabetta, eccola. Eccoci col premio, momento per la fotografia. Grazie Elisabetta. Quindi la sta rappresentando. Va bene, ce la saluti, grazie. Allora, grazie davvero. E vedete, questa cosa, Donatella, ci racconta di un'Italia che ancora si muove con fatica, cioè abbiamo proprio perso l'abitudine, no? A muoverci nello spazio come facevamo prima, correre da una parte all'altra del paese, quindi anche nei premi succede, ci sono delle deleghe, delle cose coincidenti, stanno ripartendo tutti gli eventi in questo momento e stiamo facendo fatica tutti quanti in realtà anche solo a seguirli, ci stiamo riabituando, ma la cosa importante è che tutto sta ripartendo. Siamo al podio della sezione Libri Inediti, vince questa sezione e premia il presidente Vettorello con il libro In un solito altrove, Tommaso Righetto. Eccoci qui, Righetto. Allora, cos'è questo insolito altrove? Insolito altrove? Diciamo che io sono grato alla pandemia perché ci ha fatto fermare e mi ha messo in dubbio con la mia esistenza e ha strappato delle radici che avevo messo come tutto fosse banale. Quindi questo insolito altrove, malgrado tutto quello che è successo, per me è stato un prolifero tempo in cui si può crescere. Grazie. Grazie davvero, perché l'hai detto come avremmo voluto dirlo tutti, ma voglio dire, non siamo tutti poeti o scrittori, vero Presidente? Ecco, gli scrittori hanno questa capacità di dire le cose che tutti vorremmo dire nel modo più bello, o no? Ci provano. Bene, abbiamo finito anche questa sezione, a questo punto siamo pronti con l'altra sezione, prego. Volevo concludere salutando, ringraziando tutti gli intervenuti e facendo una considerazione. I premi letterari hanno un grande pregio, soprattutto per gli esordienti, consentono loro di avere una visibilità crescente se dimostreranno nel tempo di avere dei meriti. E però c'è anche un tornaconto al rovescio. I premi si traggono vantaggio anche quando capita di premiare dei personaggi di grande rilievo. E io sono molto felice di aver incontrato qua Franco Campeggiani, che è uno dei maggiori poeti italiani viventi. Ecco. Complimenti Franco, grazie per il lavoro che fa. Grazie ancora Presidente, sì. Grazie davvero. Ecco, intanto che è presente vorrei dire due parole su Rodolfo Vettorello, perché è stato il primo a credere in questo progetto di Assosindéresi. E da lì poi è nato il gruppo di amici, lui è vicepresidente di Assosindéresi, conta più di 200 primi premi vinti, è un presidente in tantissimi premi letterari e non ultimo segue appunto la nostra commissione cultura. Grazie Rodolfo.
Grazie per questa sottolineatura, Donatella. Pronti adesso per l'altra sezione dei premi awards a Sosindaresi. Partiamo dalla presidente della FIDAPA sezione di Milano, Antonietta Spinella. Eccoci qui, presidente. Allora, dalle prime parole che sono venute fuori dagli uomini non si può dire che le donne questa sera non siano state trattate bene. Sì, come al solito, sempre ringrazio la moglie, dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? Non lo... La donna è grande di suo e comunque io stasera ringrazio mio marito perché onestamente sta sopportando questo ruolo che io ho. Io ringrazio Donatella che è la vicepresidente della FIDAPA sezione Milano che io ho l'onore di presiedere. Non è una cosa facile, specialmente all'uscita di questo biennio terribile in cui si fa una fatica pazzesca a cercare di rifare gli eventi in presenza. Tutti si aspettano comunque il collegamento Zoom, di vedere WhatsApp e Facebook, ed è una cosa che a me non piace perché forse ormai un po' anziana non amo queste tecnologie. E comunque ringrazio le mie amiche socie che hanno voluto essere qua a supportarmi oggi, le mie amiche dell'associazione Idon de Milan, perché io faccio parte di un sacco di altre associazioni, faccio il commercialista, quindi mi usano come revisore, come tutto. E quindi grazie, sono emozionata, vi ringrazio tantissimo e grazie tanto. Grazie presidente, soprattutto per aver salutato e ringraziato suo marito, perché questo ci dà speranza anche quando le donne, come nel suo caso, diventano impegnate e impegnative. Sì, grazie. Io spenderei due parole per dire che questa sezione è particolarmente interessante per aver portato avanti i temi nazionali dell'Equal Pay Day, quindi sapete la differenza salariale tra uomini e donne, poi è sempre da anni votata, no, alla difesa delle donne, quindi contro la violenza, e i progetti si sprecano anche con questo gruppetto di donne, ne facciamo di ogni proprio per come dire, sviluppare cultura. Grazie Antonietta. Grazie ancora, buon lavoro alla FIDAPA Milano. E adesso stiamo sempre sul sociale, secondo premio di questa tornata va al presidente di Sky Children Allegra Viganotti, eccola. Eccoci, Allegra, tanto il nome insomma è già un programma, direi. Messi. Cosa fate con Sky Children? Allora, noi siamo nate 11 anni fa e ci occupiamo dei bambini di strada di Calcutta. Siamo appena tornate da Calcutta, siamo nate come piccola associazione, ma ormai contiamo 5.000 bambini. Quindi regalate sorrisi? Sì, vi portiamo il saluto di tutti i bambini, l'affetto, e comunque grazie all'istruzione, come diceva prima il maestro, solo attraverso l'istruzione si può cambiare il mondo. Per cui grazie Donatella, grazie Laura. Grazie davvero, la foto intanto del nostro fotografo ufficiale è stata già realizzata e quindi possiamo passare al prossimo premiato. Il terzo di questo blocco abbiamo finito, poi torniamo di nuovo alla premiazione legata a letteratura e libri, altro, le varie sezioni. Insomma, in questo caso ci rimane da premiare Giovanni Cordini. Eccolo qui, per cosa lo premiamo Giovanni Cordini, che la scheda non me lo riporta? Ce lo ricordi tu? È un docente di diritto dell'ambiente e del territorio, quindi eccolo qui. Ecco. Dottore, anche i territori hanno diritti come gli uomini, come le persone, no? A volte ce ne dimentichiamo. Dovrebbero avere diritti. Però qui io voglio ringraziare Sosindaresi per due ragioni. Un grande filosofo tedesco, Gadamer, diceva che la cultura è un dono che si fa grande quando viene condivisa. E questa è un'occasione in cui la cultura viene fortemente condivisa. E poi perché Sosindaresi ha nel proprio simbolo anche, oltre alla parola cultura, la parola etica. Io credo che oggi l'etica, nel mio caso, io ho studiato molto il diritto dell'ambiente nel corso della mia vita universitaria, credo che l'etica sia indispensabile per l'ambiente, e questo è
a mio avviso importante portarlo al pubblico più vasto. Beh, lei ci ha dedicato una vita. E questa è la ragione per la quale vi ringrazio, vi sono molto grato. Grazie davvero, grazie, altro premio speciale a Sosindéresi, a Giovanni Cordini, grazie davvero. Bene, siamo pronti adesso per un altro intermezzo musicale, così insomma equilibriamo tutto, di nuovo spazio SM Musica, a voi le parole e la musica. Looking out on the morning rain, I used to feel so inspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, I was so kind, but you loved the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, 'cause you make me feel, 'cause you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. Your keys helped me name it. And now I will longer die for what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, 'cause you make me feel, 'cause you make me feel like a natural woman. 'Cause you make me feel, 'cause you make me feel, 'cause you make me feel like a natural woman. Wow, 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 questo è un grande classico, veramente un'esecuzione spettacolare, bravi davvero. Pronti per andare avanti? Adesso siamo nella categoria narrativa, anche qui partiamo dal terzo posto, in questo caso non abbiamo menzioni speciali. Abbiamo però un video del presidente, cos'è, un saluto? No, lo dobbiamo giusto chiamare, che è appunto Orazio Antonio Bologna, il presidente di questa sezione del premio. Venga, presidente, eccoci qua, eccoci qua. La prima citato Donatella per questa sua lectio speciale. Come stiamo andando in questa serata? Si sta divertendo? Ottimamente bene. Si sta divertendo? Tantissimo. Bene. Perché sono importanti questi momenti, presidente, dal suo punto di vista, visto che lei ne ha visti tanti? Perché fanno crescere dal punto di vista spirituale e soprattutto sociale. Perché l'uomo non esiste come entità senza il sociale. Aristotele definiva l'uomo anthropos estinzon politikon in greco. Cioè l'uomo è essere politico, animale sociale. Perché noi, come sappiamo, apparteniamo al genere animale. Però a differenza degli altri animali verso i quali abbiamo il massimo rispetto, l'uomo è politikos, cioè costruisce la sua polis, cioè la sua città, la sua comunità. E per costruire questa comunità ha bisogno di coesione, di unire le proprie forze, cioè unire agire in sinergia. Ed è questo il messaggio della letteratura. Perché da quando
c'è stata la prima città, la più antica, Ur, per esempio, oppure, andiamo molto, molto lontano nel tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di essere unito, ma anche di esprimere il proprio pensiero e tenere uniti i cittadini con le cosiddette saghe, che venivano cantate e poi sono state messe per iscritto. Prendiamo la grandezza dei poemi omerici, la grandezza di Virgilio, ma non dimentichiamo la grandezza del poema di Gilgamesh. Ci portiamo intorno al terzo millennio avanti Cristo. E da allora l'uomo ha cominciato ed è cresciuto sempre di più, fino a diventare l'uomo di oggi. L'uomo, l'antropos di oggi, che ha bisogno di una nuova humanitas, di un nuovo rinascimento, se ne sente l'esigenza. E l'ho avvertito leggendo i libri che mi sono stati consegnati e che io ho letto ben volentieri e ringrazio gli autori per aver partecipato. Insomma, un presidente che si chiama Orazio Antonio Bologna non poteva che parlarci così, no? Cioè, voglio dire, perché Orazio? Perché l'hanno chiamato Orazio Antonio? È una lunga storia, una lunga storia. Ne faremo una serata se vuole. Ma lo accenno brevemente. Dica. Dica. Mio padre era militare in Africa, ovviamente contadino, analfabeta, e per tenere impegnati i soldati, quelli che ne sapevano un po' di più, erudivano questi poveri contadinotti venuti un po' da tutte le parti d'Italia. E cominciarono a parlare di Orazio, Virgilio, addirittura di Marconi, insomma, dei personaggi. Quando nacqui io fui chiamato Orazio, nacque un mio coetaneo di qualche giorno più tardi, fu chiamato Virgilio. Insomma. Con una differenza che io ho avuto la fortuna di studiare e quindi, diciamo, arrivare alla laurea e il mio compagno è rimasto nei campi come Virgilio. Bellissimo, grazie per questo regalo, Presidente. Grazie. Rimanga con noi perché siamo pronti per premiare questa sezione narrativa. Partiamo dal terzo posto. Posso aggiungere solo un breve pensiero che non è stato ancora espresso. Ovviamente per la premiazione abbiamo dovuto seguire un ordine, ma vorrei dire a tutti i premiati che sono tutti della stessa altezza, perché non esiste differenza tra poesia, saggistica, prosa, narrativa, ma sono tre aspetti di un'unica realtà, sono tre aspetti della vita dell'uomo. Grazie davvero anche per questa precisazione, Presidente. Poi, se avremo il tempo, farò arrivare un attimo nella parte finale, Donatella, il microfono in sala, perché vedo anche tante persone, anche qualche amico con cui si dialoga su questi temi e magari, ecco, avranno voglia di dire qualcosa sulla serata, perché vi vedo molto partecipi e tutto questo arriva da questa parte, siamo sempre felici di registrarlo anche quando stiamo qui e guardiamo il pubblico, insomma il pubblico ci dice delle cose e voi siete molto attenti, molto partecipi e vi ringrazio per questo. Terzo posto, andiamo a premiare il libro che si chiama Sulle ali del gabbiano, Loreto Claudio, eccolo. Eccoci, eccoci, arriva anche fotografia, anche se qui non abbiamo i tempi, mi confermi, per dire nulla, dobbiamo andare dritti con la foto e poi giusto avremo un minuto per il premiato, almeno quest'anno. Grazie ancora, era Loreto Claudio, Sulle ali del gabbiano, terzo posto, pronti per la seconda posizione, titolo e la signora del Calesse, Paolo Ricci. Eccoci qua. Fotografia, grazie anche a Paolo Ricci per questo momento e buon lavoro per le prossime cose che vorrà scrivere e che probabilmente arriveranno anche alle prossime edizioni. Dicevamo, siamo pronti però per premiare il vincitore di questa sezione
con il lei stava lì, Francesca Sassano. Mi dicono che non c'è, c'è un video messaggio, quindi la vediamo anche lei a distanza. Ecco presidente, grazie, così vediamo sul video questo video messaggio. Prego regia. Buonasera, sono Francesca Sassano. Ho partecipato a questo concorso con il mio libro Lei stava lì, per la categoria narrativa edita. Mi è stato riconosciuto il primo premio. I miei ringraziamenti particolari vanno a chi ha organizzato questa manifestazione, all'Asso Sinderesi e ancora di più alla presidente Donatella Rampavo. È un riconoscimento che mi rende particolarmente felice, perché questo libro parla della desaparición forzata. È stato presentato da me in Argentina ed è stato portato nelle scuole superiori proprio per un percorso di memoria. Vi ringrazio ancora di questo riconoscimento, perché mi dà la spinta per continuare ancora di più a divulgare quella che è una cosa che non dovrebbe mai più accadere, ma che in passato è stata per noi una cosa terribile. Grazie per questa testimonianza, Francesca Sassano. Presidente, vuole dire qualcosa su questo primo premio? Purtroppo si parla di un periodo molto scuro per la nostra umanità, ferita e sofferente, i desaparecidos. Quindi non aggiungiamo altro, perché la cosa la emoziona. Pronti per andare avanti? Sì. Siamo quindi alla narrativa, sezione libri inediti, giusto? Partiamo anche qui dal basso, con Gli Svevi di Braga, Colucci, Basilio, Paolo. Eccolo qui, vediamo se arriva. È presente? Non c'è, quindi andiamo avanti sull'altro premio, che è Con finalmente la luna, Pistone Benny e Lunì di Paolo. Eccolo. Qui siamo ancora alle menzioni, eh? Pistone Benny e Lunì di Paolo, Finalmente la luna, menzione insieme al presidente per la foto di rito. Prego, mettetevi, ecco, a favore di camera, così facciamo una bella fotografia. Guardatemelo il cameraman, se no poi, anzi il fotografo in questo caso. Grazie, grazie ancora, grazie. E siamo pronti per il terzo premio, giusto? E quindi andiamo a vedere, terzo posto per Ti regalo un figlio di carta di Gabriella Cinti. Abbiamo visto prima non esserci, mi pare ci fosse l'editore, non so se torna l'editore a prendere il premio. Grazie ancora, grazie, grazie. E questo era il terzo posto. Andiamo al secondo posto con L'enigma di Magdala Cavarra Emanuele, secondo premio nella sezione narrativa libri inediti. Eccoci qui, foto di rito anche qui. Eccoci, grazie ancora. Donatella, non ti ho chiesto se ti piace questa musichetta che accompagna i nostri ospiti, va bene? È bellissima. Perché se ti va bene diventa l'identità sonora del premio per i prossimi anni. È la nostra, è la vostra, è giusta, bene. Grazie ai nostri tecnici così bravi, a Francesco, a Giovanni, insomma a tutti quelli che lavorano. Mi piace anche al pubblico questa musichetta. Grazie. Allora la teniamo. Cerchiamo anche lì di curare ogni dettaglio e siamo al podio. Esilio in Costa Azzurra di Franco Mauro, primo premio per la sezione narrativa libri inediti. Dottor Mauro, ecco, mi viene una provocazione, vorremmo tutti essere esiliati in Costa Azzurra, insomma, ci spieghi. Lo sono stati i Rolling Stones nel 71, quando hanno
musicato il loro disco, uno dei loro capolavori, Exile on Main Street, da cui esilio in Costa Azzurra. È una vicenda abbastanza nota per chi segue il rock and roll, diciamo, no? Quella musica che con i miei amici seguiamo da migliaia di anni. Io pensavo di regalarlo ai miei amici sto libro, non pensavo che potesse piacere, sono contento che abbia avuto successo, ringrazio tutti. Ovviamente non si parla solo di loro, ma di personaggi immaginari che entrano in questa villa di Villefranche-sur-Mer, interagiscono con loro e non tutti sanno che sono capitate delle cose che conosco solo io, praticamente. Dobbiamo leggere il libro. Esatto. È una lettura molto interessante e avvincente, ve lo giuro. Grazie, recupero il microfono. Beh, insomma, questo ci dimostra che abbiamo ancora tutti bisogno di rock and roll. Segnalo che arriverà Elton John a Milano per il suo ultimo concerto, il concerto d'addio arriva a Milano nei prossimi giorni, il 5, non so se ci sono ancora biglietti, però insomma credo che tutti siamo legati a questo grandissimo della musica internazionale. Abbiamo finito questa sezione e siamo di nuovo ai premi. Presidente, voglio ringraziare Donatella, quale sono unito da una fraterna amicizia e stima soprattutto, caro Rodolfo Vettorello, il dottor Hafez Haidar, il signor presentatore, e ringrazio il pubblico tutto per aver seguito questa bellissima circostanza. Grazie. Grazie Presidente, l'accompagno perché questo gradino mi preoccupa un po', venga, eccoci qua, prego. E grazie per essere stato con noi, come invidio questo Orazio, no? Che avrà, perché a volte un nome può cambiare la vita, noi ci scherziamo, ma insomma in questo caso è assolutamente vero, no? Sì, tra l'altro posso dire senza essere smentita che è uno dei maggiori latinisti europei italiani, quindi noi siamo molto onorati di averlo con noi nel nostro quartetto con Hafez Haidar e Rodolfo Vettorello. Si è creata proprio un'amicizia, come diceva il professore, fraterna. Bene, entriamo nell'altra sezione degli awards Asso Sinderesi, quindi il premio speciale che sta dentro questo contenitore. Qui parto dall'alto, vero regia. Andiamo al primo premiato che è Radio Binario 7, Gregory Bonalumi. Ah, che bello, anche una radio premiata. Tu lo sai che io ho iniziato lì, no? Le radio hanno fatto tanto per questo paese. Ben trovato collega. Eccoci qua. Allora, che avete combinato con questa radio intanto da quanto vivete? Ecco, aspetta. Riusciamo? Vabbè, gli do il mio. Dicevo che mia moglie non c'è, quindi ci siamo tolti un problema in partenza. Noi da un po' di anni raccontiamo il terzo settore, la nostra mission. Radio Binario 7 si occupa di cultura, di teatro e da 2-3 anni insieme a Vergani, Tikitaka e tutti i ragazzi che animano Tikitaka, la fondazione di Monza e Brianza, raccontiamo con passione il terzo settore perché è un settore che va raccontato, ci accadono delle cose meravigliose, progetti straordinari che ogni tanto però insomma non vengono alla luce, non vengono alla ribalta, quindi a Radio Binario 7 lo facciamo in maniera un po' scanzonata, un po' da cialtroni a volte, però ci divertiamo e raccontiamo un sacco di belle cose. Sono ancora così importanti le radio territoriali? Io ricordo quando aprì anche la mia ce n'erano 5.000 in Italia anni fa, adesso saranno 800, molti sono stati costretti a chiudere. Noi siamo partiti direttamente sul web, quindi siamo molto piccolini, quindi una radio partiamo web. Direttamente sul web prima della pandemia in realtà, quindi in qualche modo ci abbiamo visto lungo, però siamo legati molto al territorio, questo sì, assolutamente sì, perché poi il Binario 7 è anche un teatro, quindi un luogo di cultura, e per cui la città, insomma, riconosce il Binario 7 come luogo di cultura territoriale. Complimenti, buon lavoro, si sente la voce del radiofonico, avete sentito? Grazie, buon lavoro. Grazie davvero. Mille. A presto, ciao. E pronti per il prossimo premio, quindi eccolo qui, vediamo un attimo, aiutami, era Gregory. Paolo Veronesi, sì, Paolo Veronesi. Abbiamo tante cose scritte lì sul monitor, non vorrei sbagliare mai un nome. Eccoci. Perché premiamo il signor Veronesi? Perché era d'obbligo, secondo noi, visto questo periodo, di premiare un eroe che ha lavorato tanto ad aiutare i pazienti Covid. E quindi abbiamo voluto proprio dare questo onore a un medico, ma ricordando assolutamente tutti i medici.
Ecco, qual è stata la cosa più difficile per voi? Parlo delle prime ore, dei primi giorni. Beh, intanto allora grazie mille, grazie al professor Afez, che è un carissimo amico. Ritiro questo premio a nome di tutti i medici e dedico questo premio a nome... Gli italiani sono molto attenti e riconoscono ai medici veramente di aver avete e dedico svolto un ruolo eroico davvero. Questo premio ai colleghi che non sono più qua a causa del Covid. Cosa ricordo? Ricordo la prima riunione nell'ospedale vuoto, dove nell'accettazione vuota ci dissero da domani si chiude tutto, vengono annullate tutte le ferie, vengono annullati tutti i permessi e ci si dedica soltanto alla cura di questi pazienti. E tutti noi, chirurghi, ortopedici, internisti, ginecologi, ci siamo dedicati alla cura di questi pazienti, perché dietro non c'era soltanto dare la medicina, ma c'era proprio un informare i familiari, telefonare a casa i pazienti che erano stati dimessi, archiviare le cartelle che erano infette per distruggerle, e purtroppo spesso anche avvisare a casa quelli che non ce l'avevano fatta. Quindi è stato un brutto periodo, però adesso ne usciamo grazie ai vaccini, grazie. Avete avuto paura, dottore? Molta paura, perché quando mi hanno comunicato che sarebbe iniziato quello, io ho scritto a mia moglie, che anche lei è un medico, e la frase che gli scrissi era: non possiamo più vedere per un po' i nostri figli, che infatti andarono coi nonni per qualche mese e noi non potemmo vederli. E anche per i nostri ragazzi è stato veramente molto molto difficile questo esilio. Grazie davvero a tutti i medici italiani, davvero è simbolico questo premio. Grazie dottor Veronesi, grazie. Bene, Donatella, siamo al terzo premio e quindi chiudiamo anche quest'area che va a Florean Marina. Eccola Marina Florean. Eccoci qui. Perché premiamo Marina? Cosa ha fatto di speciale? Allora, lei è presidente di una cooperativa che si chiama Cornucopia e oltre a fare tantissime ore di lavoro per aiutare le persone a cercare lavoro e quindi dandogli anche gli strumenti per trovare lavoro attraverso dei corsi di formazione, è la prima che ha aderito subito a promuovere un corso di Ethic Manager. Voi direte: perché dobbiamo formare i manager a promuovere all'interno delle aziende cultura etica? Perché quando noi coinvolgiamo un imprenditore o un manager e un imprenditore sono degli opinion leader, a loro volta influenzeranno con delle buone prassi, con delle procedure all'interno dell'azienda, cultura etica. Quindi vedete che tipo di, come dire, di fiume può diventare coinvolgendo una persona. E con Marina abbiamo passato le ore a progettare questo corso con altre persone e sarà fruibile da settembre, giusto? Marina, visto che è così esperta e qui abbiamo genitori, persone che magari sono preoccupate più che per il loro lavoro, magari per il lavoro dei loro figli, ma qual è veramente la caratteristica, la risorsa più importante per trovare lavoro? Per trovare lavoro è essere curiosi e soprattutto cercare un po', non solo nelle linee comuni, ma i lavori sono tanti e i lavori oggigiorno cambiano, quindi i genitori non devono più pensare che soltanto mandando i figli al liceo oppure nelle scuole, diciamo, ad alto livello si può creare una personalità forte poi dopo nel lavoro. Ma io sono molto convinta che anche negli istituti tecnici, nei centri professionali, io faccio parte anche di un gruppo del centro professionale della Val Camonica, quindi molto con il quale appunto abbiamo lavorato anche questa brochure che l'ho portata per, così lo possiamo distribuire, perché è un progetto veramente che viene validato dalla Regione Lombardia, quindi è gratuito per gli imprenditori e per le persone che hanno i dipendenti delle aziende, appunto per creare cultura etica all'interno dell'azienda. Io lavoro da tanti anni,
da 30 anni nel sociale e appunto nel promuovere progetti a livello europeo anche nella mia zona, anche se non sono della Val Camonica, sono triestina, quindi ho portato un po' di europeismo in una valle, sapete le valli piuttosto sono un momentino, almeno più chiuse, ecco. Innovatrici. Innovatrici. Sì. Quindi lascerò a Donatella queste dépliants e spero che a settembre sarete in tanti, anche perché ci sarà, è online, ma ci sarà anche una presenza in Val Camonica, molto bella. Sì, perché c'è un weekend benessere, è vero, c'è un weekend benessere dove due giorni faremo cultura con degli operatori del settore, faremo anche una gita sì. culturale, insomma, ci sarà anche un weekend così. Ed è gratuito dalla Regione Lombardia. Una delle ragioni per cui amo fare questo lavoro anche in periferia, nella provincia italiana, è perché scopro ogni volta delle energie pazzesche, incredibili. Non so se vi siete resi conto, la signora ha risposto come un ministro. Cioè, complimenti Marina per l'energia, per la visione e per l'innovazione, complimenti davvero. Solo questo pensiero che abbiamo scritto all'inizio del progetto. Il più piccolo atto di gentilezza vale più della più grande delle e sono un po' emozionata delle intenzioni, quindi è di Kabil, Kabil Gibran, quindi non è che è una mia, però da qui è partito tutto il progetto, quindi spero di avervi tutti vicino. Grazie davvero e complimenti, grazie. Allora Donatella, adesso abbiamo un diploma al merito, sono quasi 10 persone che chiamiamo tutte insieme e quindi abbiamo giusto la base musicale e partiamo a chiamarli a partire da Massimo Vito Avvantaggiato e poi Margherita Bonfiglio, Paolo Bosotti, Stefano Caranti, Antonio Corona, Grazia Dottore, Ciagnoni Simona, Gravino Gata Maria, Pidulà Concetta e Pierandrei Maria. Ecco, tutti insieme, e ve l'ho detto che quest'anno avevamo tante persone da ricordare, da riconoscere, e abbiamo dovuto operare anche questi momenti collettivi, ma siamo comunque contenti perché era il modo migliore per ripartire con questa edizione del premio. Poi avremo tempo per ragionare e per concederci un po' di tempo in più. Donatella, a te la parola per dire qualcosa su questi diplomi di merito che hai voluto insieme agli altri. Allora, quando si fa la selezione delle opere, ce ne sono alcune che rimangono comunque nel cuore, perché erano proprio lì vicine, 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 e comunque si sono selezionate, sono arrivate tra i primi 10. E per non ci piaceva non premiarvi, non ci piaceva perché eravate dopo centinaia. Voi sapete che i premi arrivano centinaia di libri e quindi già magari arrivare ai primi 100, poi ci sono i primi 50, noi mano a mano li informavamo, quindi creavamo questa suspense, sei arrivato fra i primi 60, sei fra i primi 20, no? E quindi insomma bravi che siete arrivati in finale. Bisogna continuare a scrivere e ci vediamo ancora l'anno prossimo. Tappeto musicale con il quale li salutiamo e li ringraziamo. Solo aspetta una cosa, possiamo Donatello con concessione, a lui facciamo dire una cosa. Prego. No, concessione semplicemente perché oggi il compleanno di mia moglie Patrizia, volevo fare gli auguri. Hai visto? Ragazzi, questa sera abbiamo poi ancora una abbiamo cosa. Abbiamo alzato proprio il livello. Bene, grazie davvero allora, grazie davvero, prego. Allora potete tornare al vostro posto, abbiamo fatto anche questo momento finale anche a sorpresa. Grazie, ciao amore mio. E vedete, gli italiani sfruttano qualunque palcoscenico per dichiarare il loro amore, quindi le donne, ma anche gli uomini non si devono lamentare, perché in fondo in questo paese poi tutto sommato torniamo lì, no? Abbiamo una sorpresa. Abbiamo una sorpresa speciale. Giù la musica, sentiamo questa sorpresa, allora, Donatella. Noi di Assosinderesi abbiamo questa community aperta a tutti, basta iscriversi alla nostra pagina Facebook. Vi vengono chieste delle domande perché vogliamo che anche voi condividiate i nostri valori. Poi ci si può iscrivere all'associazione e quindi c'è la trafila di iscrizione. Ma c'è
una qualifica particolare che viene data a pochissimi, perché devono proprio condividere con noi dei progetti, ed è quella di socio emerito. Questa sera quindi chiamiamo, ecco già mi guarda ed è sorpresa, sì sei tu, chiamiamo Simona Macchitella che viene premiata come socio emerito di Assosindesi. Wow, ma non lo sapeva, è proprio una sorpresa. Vieni Simona, eccoci qua. Allora, no, come non ti faccio parlare? È il mio mestiere, ti devo far parlare. Sarebbe tanto, anche il mio. Hai visto? Quindi vedi, come siamo andati allora? Come è andata? Noi benissimo. Il mio mestiere è quello di essere responsabile della comunicazione della rete Tikitaka. La comunicazione è il mio pane, mi piace, l'ho studiato, ho scoperto che nell'economia aziendale all'università c'era una parte bella, quella un po' più creativa, con meno numeri, il marketing e la comunicazione. Grazie per la sorpresa, non me l'aspettavo. E me viene data solo ai soci che lavorano tanto. Cioè, no, su questo, guarda, non c'è dubbio. Poi come si lavori? Bene, perché abbiamo una finalità comune, quindi quando c'è quella c'è il risultato, secondo me. Grazie Simone, mi permetti di dire, visto che facciamo lo stesso mestiere, che in questo paese deve essere una battaglia di tutti noi quella di comunicare di più. Guardate che siamo geniali, siamo bravissimi, ma lo diciamo poco e ci vendiamo male. E questo vale per tutto il sistema paese. Pensate ai francesi, hanno molto meno e si vendono come se non ci fosse un domani. Vi prego. Mi permetto, scusami, di interromperti, di aggiungere al più anche meglio, cioè con più cura, perché c'è anche un proliferare di comunicazione, di toni urlati, di protagonismo. E la parola cura è quella che ci piace molto anche nella nostra rete Tikitaka. E auguro a tutti la cura della comunicazione. Grazie Simona, grazie davvero. Grazie. Che ci hai fatto anche sottolineare questo tema. Donatella, siamo stati talmente bravi che abbiamo finito quasi un po' prima, la vedevamo un po' più nera, invece siamo stati bravi. Io direi che magari possiamo fare un giro in mezzo a questo meraviglioso pubblico. Magari se qualcuno alza la mano e vuole fare una riflessione, dire qualcosa, perché io penso che, ecco, il pubblico c'era una volta, oggi il pubblico, ecco laggiù Francesco, il pubblico fa parte di uno show, di uno spettacolo. Se vedete gli spettacoli più moderni, anche gli showman più moderni, pensate a Fiorello, questa regola la conoscono molto bene, senza arrivare a tanto, però davvero il pubblico è un concetto relativo. Francesco. Vi potrò sembrare fuori dal coro, al di là dei ringraziamenti di aver voluto Donatella in particolare, invitare me insieme a Carmelo, un nostro amico comune, e di aver potuto prendere parte a questa iniziativa, che tra l'altro vede coinvolto una persona che io conosco, lui sarà stato ragazzino, io un po' meno, ma comunque un ragazzo. Il mondo è piccolo e ci siamo ritrovati, diciamolo. Infatti, è vero Piero. Ti vedo con piacere di mezzo. Comunque, complimenti intanto a chi è presente, perché non ha perso alla mia stessa segua un'opportunità. Qual è questa opportunità? Dicevo una voce fuori dal coro. Una voce fuori dal coro perché non sono sicuramente all'altezza di poter a fondo apprezzare tutte quelle persone che hanno avuto la possibilità di esprimersi aiutando gli altri, di esprimere dei pensieri, come dicevi, come dicevamo, come abbiamo condiviso, dei pensieri che vanno, per così dire, esportati e non lasciati all'interno del nostro cuore. Il nostro cuore è a servizio anche degli altri, fuori dal coro anche per un altro motivo, di aver avuto la possibilità, di aver avuto la sensazione di essere in una piscina, laddove la cultura ci ha messo nella condizione di poter nuotare. E io, fuori dal coro, di poter apprendere qualcosa di più da tutti.
E grazie di avermi dato la parola. Grazie Francesco. Non potevo non farlo. Grazie davvero per questo contributo, per il cuore che ci metti e anche questa emozione che sentiamo, della quale abbiamo tanto bisogno. Altre riflessioni, commenti? Cioè quello che vi è arrivato, quello che vi è piaciuto, una proposta per il futuro, qualunque cosa. Prendete pure la parola perché davvero ne abbiamo bisogno da questa parte, vero Donatella? E perché è il bello di incontrarsi anche in situazioni di questo tipo, che non hanno vincoli particolari, anche se siamo sul web in diretta in questo momento, è esattamente questo, proprio creare interazione. E perché ho visto un sacco di carriere nascere con in mezzo al pubblico, anche molti conduttori poi diventati celebri, e sono partiti dal pubblico facendo una domanda. E perché a volte rompere il ghiaccio anche quando si è in mezzo al pubblico può fare la differenza. In realtà abbiamo bisogno di un protagonismo positivo. Poco fa giustamente la nostra amica ricordava quello negativo, ed è per questo che servono più protagonisti, perché se no lasciamo lo spazio a volte a persone che magari quello spazio non lo sanno usare bene. E c'è un'Italia molto più bella che è troppo silenziosa. Io ve lo dico perché sento la responsabilità di chi fa questo mestiere, e siccome non ho vincoli contrattuali, mi autoproduco da quando ero un ragazzino, la cosa che ho vinto è che ho sempre potuto dire quello che penso, perché non c'era nessun direttore che mi diceva cosa potevo dire oppure no, e per questo amo queste cose. Però dico che la palla spetta a noi come cittadini. Noi cittadini dobbiamo marcare tantissimo il giornalismo, i palinsesti. Sono un disastro negli ultimi anni, non mi piace parlare male, ma ci dobbiamo ribellare a palinsesti che non ci rappresentano più. Magari rappresentano quel prodotto da vendere, ma non noi. L'Italia è molto più avanti della televisione che oggi vediamo. Ecco. E forse molti editori fanno finta di non rendersene conto. Questo poi vale in tanti ambiti. Io credo che, ad esempio, c'è una politica intelligente oggi che si è accorta che le cose cambiano molto più in fretta, e quindi restare un politico di successo significa cambiare nel tempo velocemente, ascoltare molto di più i propri cittadini. Vi dico queste cose per dirvi quanto davvero è importante il ruolo di tutti noi quando siamo pubblico, quando abbiamo un telecomando, quando facciamo la spesa, perché se no veramente restiamo, e ve lo dice uno che sta da questa parte, almeno in questo momento, ma molto spesso come voi sto da quella parte. Ecco perché credo molto in questa interazione. Se ci fosse anche un'altra voce, ho provato a spiegarvi perché. Abbiamo il presidente, prego. Solo due parole, se mi permettete. In questo mondo che ormai è dilaniato dalle guerre, posso dirvi queste parole. Ricordiamo l'Ucraina. Abbracciamo i libri, le matite, i quaderni al posto delle armi. Gettiamo l'odio, la violenza e l'indifferenza nel pozzo del nulla. Vorrei recitare una poesia dedicata ai nostri fratelli ucraini, veramente, perché stanno passando brutti momenti. E credo che questo è un palcoscenico che possiamo parlare di questo argomento, se è possibile. Sì, sì. Il bambino di Kiev, infinita la notte, addolorata la luna, si nasconde tra le stelle, velate dalle grigie nuvole di Kiev, piange per i bambini, le mamme, gli anziani di Kiev, affamati, assetati, infreddoliti, nascosti come topi della notte nei bunker, nelle chiese e nelle metropolitane di Kiev, che piangono, gridano, urlano, ma nessuno sente o vede più nebbia, polvere, schegge, pianto, silenzio. Al mattino il sole non si risveglia sulle strade desertiche di Kiev. Pallottole, saiette, impazzite, divorano case e scuole, ovunque, cadaveri, missili, razzi e carri armati avanzano sotto un manto nero, nuovi serpenti, draghi che divorano tutto, la vita, la luce, l'erba, l'innocente vagito di un bambino che ha le occhi color del cielo e non dall'aria, lo spazio e grida «Mamma, papà». Qui Kiev, qui l'altare del dolore, dell'orgoglio e dell'infinito piacere.
pianto. Grazie Presidente, grazie davvero, complimenti, complimenti davvero. È un regalo che facciamo a tutti gli amici che sono qui con noi stasera, a coloro che ci stanno seguendo da casa in diretta, grazie a scrittori.tv, potrete rivederla andando su questo indirizzo già fra un'ora, potrete rivedere tutto quello che è accaduto e magari condividere, che è una cosa bella, almeno dei social, questa è bella, il poter condividere le cose che ci piacciono, ma abbiamo un altro punto di vista, prego. Sì, buonasera, io forse sono un pochino esperta di queste cose. Volevo fare i miei complimenti, ma veramente, veramente tanti, a tutta l'organizzazione, soprattutto a Donatella Rampado, perché è una persona altissima per conto mio. E poi volevo fare una domanda invece a Donatella. Secondo te, Donatella, la cultura salva il mondo? Io dico di sì, ecco. È una domanda difficile. Ti rispondo dicendo che quando i governi diventano totalitaristi, bruciano i libri e bloccano la cultura. Quindi ecco perché come imprenditrice, come promotrice di cultura etica, come manager e come presidente di Assosindersi, poi faccio parte anche di altre associazioni come gli Amici del Rotary e FIDAPA, io cerco sempre di portare dei progetti all'interno culturali per le persone, proprio perché io credo che un pensiero può veramente in qualche modo, passatemi la parola un po' brutta, contaminare, no? Ma in senso positivo. Quindi sì, io credo che dobbiamo proprio spingere sulla cultura, dobbiamo spingere sui poeti, sugli scrittori, vero? Sì, assolutamente. Abbiamo un'altra riflessione qui, e se fate arrivare un microfono, grazie Francesco. E quindi sì che la cultura, accidenti se... Non ringrazio più mia moglie, però parto sempre da mia moglie che legge tantissimi libri. Allora io magari un po' di meno e ascolto più Audible eccetera, però ho un sogno che sto cercando di portare, chi mi conosce lo sa, di portare la cultura in azienda. Allora, nel nostro ufficio ci sono 35 persone, hanno un'età media di 30-33 anni, cerco sempre di fare attività di un certo tipo, che passano da ludico con la rete di Kitaka, tante attività. Faccio fatica però, perché noi facciamo altro, non ho il tempo di dedicare, mi farebbe piacere, e approfondirò il tema, di avere la possibilità di portare nelle aziende con i giovani che facciamo, che inseriamo eccetera eccetera, dei momenti di condivisione culturale che siano legati alla lettura di un libro, qualsiasi cosa, e mi piacerebbe trovare, incontrare un qualcosa, un qualcuno che ci dia la possibilità di farlo, magari questa associazione che non conosco ancora benissimo lo può fare, ma entrare anche nelle aziende, noi siamo disponibili come imprenditori a dedicare del tempo, a far sì che non c'è solo produttività, ma c'è anche cultura, condivisione, eccetera. Quindi se ci sarà la possibilità di fare un qualcosa, ne sono veramente... Assolutamente, l'aspettiamo con Marina Florian. Grazie davvero. Ecco, mi dà lo spunto quello che dice il Signore, per ricordare, ecco, anche il modo di narrare l'impresa in Italia, spesso sembra essere molto monolitico. Gli imprenditori sono tanti, imprenditori e sono diversi, non sono tutti uguali. A volte li vediamo tutti uguali, no? Il capitalista, l'imprenditore che sfrutta, invece ci sono tanti modi di essere imprenditori, ci sono veramente modi molto diversi, e il più bel complimento, non è un caso, sul mondo imprenditoriale me l'ha rilasciato ed è registrato fortunatamente in un'intervista 2 anni fa Lina Wertmüller, la più grande regista che avevamo in vita fino a poco tempo fa e che ha lasciato certamente delle cose straordinarie. E dentro quell'intervista mi chiese chi mi piace intervistare di più. Io dissi, vabbè, gli artisti, no, sono stimolanti, però dico anche gli imprenditori non sono male. Lei mi ha detto, ma gli imprenditori sono artisti. Ora pensate cosa vuol dire questa frase detta da Lina Wertmüller. Cioè l'avesse detta un'altra, ma l'ha detta una delle più grandi regioni, sapeva di cosa parlava e poi l'ha spiegato e ha detto perché intraprendono.
perché vivono un'avventura dentro quella loro impresa, perché devono modificare continuamente quella loro impresa per restare in vita, quindi gli imprenditori sono artisti. Ecco, noi dovremmo ascoltare di più il mondo della cultura, perché spesso ci regala delle considerazioni anche verso mondi che ci sembrano lontani dalla cultura, e la testimonianza dell'imprenditore che ringrazio va in questa direzione. C'è una bella imprenditoria italiana, molto più umana, direi rinascimentale, che certamente ha più chance di vincere nel futuro di un'imprenditoria vecchia che invece non vuole accettare certi elementi positivi del cambiamento. Io vorrei concludere ringraziando quelle persone che non hanno avuto il posto a sedere, che sono rimaste per tutto questo tempo in piedi. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti i presenti. Lasciatemi ringraziare nuovamente il team che proprio ha aiutato, Cindy Martin Grasso che segue la parte dei social, Riccardo Rampado. Finisco un attimo, poi scusami gli do la parola. Quindi abbiamo visto anche Rossana, insomma tutte queste persone, poi abbiamo fuori delle ragazze di Tikitaka, insomma tutte queste persone ci hanno dato veramente una grande mano. I media partner, che vedo lì Oscar per chi ci fa segue la grafica, li abbiamo menzionati prima. La cosa importante, no, prima di chiudere, ricordatevi che il primo della classifica, il primo classificato delle categorie inedite sarà contattato, o vi metteremo in contatto con l'edizione Helicon per, voi sapete, avete vinto questo premio, quindi Helicon vi stamperà il libro e quindi lo veicolerà, no? E tutti gli altri, sempre i primi premi, verranno invitati al Ti presento una penna. I secondi, terzi premi e le menzioni scriveteci, perché noi vogliamo sempre premiare giovani autori e anche persone più conosciute. Facciamo sempre un mix, come dire, molto gentile, no? Per far conoscere sia gli autori più conosciuti ma anche i giovani autori. Per quanto riguarda il buffet, vi do delle indicazioni tecniche. Uscendo da questa porta qui, a sinistra c'è un portone, c'è un ascensore oppure al secondo piano, e saremo in questo bellissimo loggiato. Entro alle 7:30 purtroppo dobbiamo andare via, perché c'è tutta una serie di chiusure che noi dobbiamo fare e dobbiamo lasciare libero il palazzo. Abbiamo finito, fammi ringraziare semplicemente la mia squadra di lavoro, il regista Francesco, il fonico Giovanni, il fotografo Marco e poi Daniele e Marco che hanno curato la diretta streaming da remoto, insomma tutta la mia squadra strepitosi, che ha avuto il piacere di affiancarti in questi giorni, grazie davvero. Ma guarda, grazie a te Piero e a tutti i ragazzi che ho visto qui col caldo a fare di tutto, perché poi ci sono sempre dei problemi tecnici, la corrente che salta, la cosa che non va, la cosa che... la bio che non si inserisce. Siete stati magici, grazie. Grazie davvero, manda la musica che piace tanto. Grazie davvero a tutti e mi auguro di ritrovarvi qui il prossimo anno. Grazie, grazie Donatella, grazie davvero. Grazie, grazie Piero. E con il patrocinio della città di Cesano Materno ha presentato l'edizione 2022 del Premio Letterario Nazionale Asso Sinderesi Awards. Ora siamo tutti attesi per il rinfresco e il light menu offerto da Risto Più Lombardia S.p.A. Arrivederci alla prossima edizione e buon proseguimento di serata.